Sì, qui stiamo parlando di un'area che negli anni Ottanta doveva essere espropriata per la realizzazione di un parcheggio pubblico. Questa attività di esproprio non è mai iniziata e negli anni l'amministrazione ha pagato appunto un'indennità di occupazione. Nel frattempo il parcheggio è stato realizzato, cioè è stata realizzata un'opera pubblica su una proprietà privata. Quando noi come maggioranza siamo venuti a conoscenza del fatto che la situazione doveva essere in qualche modo regolarizzata e da Epoca Marino in realtà si era interrotta il rapporto tra la proprietà e l'amministrazione, in quanto anche giustamente, no? La proprietà voleva regolarizzare questo rapporto, si era interrotta lì, quindi noi abbiamo prontamente fatto una congiunta tra patrimonio e mobilità e abbiamo chiesto all'amministrazione di analizzare tutte le possibili soluzioni per arrivare appunto a una pratica soluzione del problema, soprattutto definitiva, perché all'epoca era stata presa in considerazione esclusivamente l'affitto e quindi era stata proposta alla proprietà un canone d'affitto. Ovviamente, essendo una situazione che va avanti dagli anni Ottanta, l'amministrazione, sotto impulso politico, ha dovuto fare una serie di approfondimenti per cui serviva anche delle risposte da parte dell'Avvocatura Capitolina. Quando questa risposta è arrivata, l'assessorato si è messo in moto per organizzare un incontro con la proprietà che avverrà la prossima settimana. Quindi, siccome la situazione è quantomeno sotto l'attenzione dell'amministrazione e sta procedendo verso una soluzione, per questo motivo ringraziamo dell'attenzione, insomma, mossa sulla questione l'opposizione. Il Movimento 5 Stelle si asterrà.